Ideweltv.it, buonasera, torniamo all'appuntamento consueto con Antonio Bertolotto, che salutiamo innanzitutto. Salve, come state? Noi tutto bene, lei si trova sotto il maltempo? Ho fatto oggi, è stata una giornata di maltempo, ma una cosa anche una bella esperienza, perché sono quei pulcini che li metti nell'acqua. Certo. Non so più da che parte. Immaginiamo. Come si è equipaggiato per contrastare questa avanzata della pioggia, l'ennesima tra l'altro della stagione? Avevo un ombrello e avevo quei punch. Certo, tipo Kiwi. Punch lì. Ecco, però l'acqua diventava da altre parti. Vabbè, d'altronde poi. Se no ti fanno la nuvola. Dall'altra parte facevano lo spruzzo, dal cielo arrivava l'altra, di traverso. Comunque è stata una bella esperienza. Certo, sei bagnato per bene, ma una bella esperienza. Senta, martedì l'avevamo lasciato a Savona, se non sbaglio. Che percorso ha seguito in questi due giorni? Ecco, ieri ho fatto Arenzano e stamattina sono partito da Arenzano e sono arrivato a Genova adesso. Perfetto, quindi è già arrivato nel capoluogo ligure. E senta, come sempre immagino ha incontrato qualcuno sul cammino. Guardi, ieri ho incontrato extracomunitari, perché sul lungomare era pieno di questi ragazzi che non c'è ancora il turismo, tutti seduti, mi sono fatto parlare con loro e veramente questi giovani che vedevano l'Italia come un miraggio, infatti gli ho proprio chiesto, ma tu perché sei venuto qua? Perché dal mio paese sentivo parlare di che in Italia c'era possibilità di lavoro, che in Italia si sta bene e che potevo avere un lavoro e poi fare come avete fatto voi italiani che siete immigrati, avete creato ricchezza eccetera, ma invece siamo delusi, loro sono molto delusi del nostro paese perché poi non hanno trovato, uno su dieci forse ha trovato il lavoro eccetera, gli altri invece no, oggi sono degli emarginati. Certo, immaginiamo. Ma loro, per loro, il problema per loro è il problema per noi. Perché sì, la situazione purtroppo è questa al momento, certo. Ragazzi che vivono in vita precaria, vivono con precarietà in tutto. E questo non è bello e non ci fa neanche onore come un paese civile. E direi proprio di no. Senta, una piccola curiosità, visto che è arrivato ormai in un'altra regione, nel capoluogo, ha previsto un tempo, diciamo, totale di percorrenza del suo viaggio oppure, diciamo, vive la giornata? Ma più o meno sono 33 settimane perché ho circa quasi 6.000 chilometri da fare e sono 30 chilometri al giorno e ne faccio 4 giorni alla settimana. E questo è fatto. Da 33, 35, 36 settimane. Oh, perfetto, ok, abbiamo capito. Finirò questo autunno tardi. Ok, sappiamo appunto che nei weekend questo è l'ultimo giorno, vero? Domani è l'ultimo giorno. Ah, quindi fa ancora un pezzo domani. Domani vado a Recco e poi da Recco torno a casa. Perfetto. E oggi ieri l'ho dedicata come giornata agli extracomunitari, invece lo dedico allo stile italiano e alla cordialità italiana, perché noto la gente mal vestita. Una volta gli italiani erano famosi perché erano ben vestiti, adesso sono tutti vestiti come noi vedevamo gli americani 30 anni fa. Che adesso gli americani cercano di vestirsi come noi, con la giacca, la cravatta, con lo stile. E noi siamo andati con pantaloni strappati, pantaloni grossi, cioè non c'è, io non so che identità, in che identità si trovano questa gente che si vestono in questo modo qua. Sì, forse abbiamo perso davvero un pochettino. Riportare lo stile e l'eleganza italiana, anche con pochi soldi, una giacca non c'è bisogno di comprare una giacca da 150 euro, ci trovano anche delle giacche da 30-40 euro, una camicia, una cravatta, una fa un'altra figura. Questo è il mio parere, poi ognuno la pensa come vuole. Assolutamente, sì, forse dice lei, abbiamo perso davvero un pochettino il gusto proprio di vestirci in una certa maniera. Eravamo famosi nel mondo, se lei guarda tutti i film degli anni 50, 60, 70, gli italiani portavano tutti cravattino. Gli operai andavano a una Fiat, avevano il cravattino. Adesso sono tutti dirigenti operai con vestiti lì, con magliette, jeans, scarpe moderne, ma scherziamo. Che è la nostra industria, la moda, e noi siamo diventati come erano gli altri che vedevamo in Nord Europa, che erano vestiti così, casual, no? Sì, abbiamo perso davvero un po' l'identità, forse perché poi era davvero, come dice lei, un pochettino il nostro marchio in giro per il mondo. È il nostro marchio, adesso ci siamo tutti gli altri, siamo tutti come gli altri. Ci siamo appiattiti, sì. Gli altri hanno i soldi in tasca, noi siamo sempre...
Quindi malvestiti anche poveri praticamente. Anche un paese povero, questo è diventato un paese povero, che ha perso la dignità che aveva, perché noi ci avevamo tanta dignità una volta, oggi la dignità ce l'abbiamo sotto i piedi, perché siamo anche senza soldi, pieni di problemi, pieni che io trovo solo gente che si lamenta, soltanto gente che si lamenta. Parlo con tante persone tutto il giorno e tutti che si lamentano, che sono depressi, che sono, non credono più in niente, ma veramente impressionante. Questo come sempre il pensiero di Antonio Bertolotto, noi lo salutiamo e lo ringraziamo, ci risentiamo presto e buon viaggio. E non ci perdiamo d'animo, non ci perdiamo d'animo. Certo, soprattutto. Da questo incubo. Va bene. E saluti a tutti. Grazie mille, a risentirci, salve.